Buongiorno a tutti, oggi prepariamo una dolce tipica srilankese usando farina di riso. Questo è 250 g di farina di riso. Per preparare farina di riso devono lasciare ammollare riso per un'notte e poi devono asciugare e poi usando un frullatore devono frullare e poi usando un setaccio. Devono passare così trova farina di riso, oppure a volte trova in negozi vendono farina di riso. E poi questo è un attrezzo molto importante, questo si chiama kokisatsu. Senza questo attrezzo non posso preparare questo dolce. Questo trova in negozi etnico o negozi srilankesi. Ovunque posto in Italia, e poi olio per friggere, un lattine di latte di cocco, diciamo 400 ml, oppure si può preparare latte di cocco con una noce di cocco. Qui noi abbiamo 3-4 cucchiai di zucchero, un cucchiaino di curcuma. E poi un cucchiaio di sale. Unica cosa, prima cosa devono preparare una tipo di crepa, un impasto per crepa con questi ingredienti. Adesso vediamo come fare. Allora, prima aggiungiamo sale e curcuma e zucchero. E poi usiamo una frusta, amalghiamo bene e poi piano piano aggiungiamo questo latte di cocco girando e poi devono preparare come un impasto per crepa. Vediamo quando era fatto. Adesso questo composto era pronto. Scaldiamo olio e poi vediamo come friggere questo dolce. Quando era olio caldo, questo attrezzo devono lasciare per riscaldare dentro olio per pochi minuti. Adesso tiriamo fuori di olio. Questo era prima volta solo perché era, questo non era caldo, però quando comincia a cuocere non devono fare nuovo, lasciare un po' di minuti dentro olio. Prima volta devono scaldare. Adesso togliamo un po' di olio e poi devono mettere dentro questo pasto. Non devono superare e poi devono cominciare a friggere. Per togliere a volta trova un pochettino difficile, però usando una stuzzicadente o qualcosa si può togliere tranquillamente. Vedi come faccio io. Comunque questo cookies è già fatto, l'unica cosa devono friggere piano piano tutto. Prova anche tu. Questo è un piatto vegano. Normalmente nostra dolce è 90% vegano.